Oggi siamo qui a Canapamundi. Canapamundi è la fiera della canapa, come potevate immaginare. Però c'è un'idea di fondo, è quella di ripensare il mondo, perché la canapa è sostenibilità, è ecologia, è praticamente tutto quello che riguarda questa pianta e che può dare vantaggi relativamente alla pianta. Qui potete vedere tutti gli stand della fiera, sono tantissimi, sono variegati perché ogni stand è diverso dall'altro. Ci sono stand veramente che permettono solo di andare lì e parlare, stand solo per i bambini, stand solo per l'investimento e poi il classico stand che ha un po' di tutto. C'è anche un robot che gira per la fiera che distribuisce volantini e altre cose. Poi ci sono veramente tantissime iniziative divertenti, ci sono tanti regali, ci sono le lotterie, c'è gente che lancia i semi. Veramente un'infinità di cose. La consapevolezza sulla canapa è importante. La canapa può aiutare tutti, dal malato fino alla persona che si vuole rilassare. La parte di food, abbigliamento, industria, c'è veramente tutto. Ragazzi, come al solito, se vi interessa Canapamundi, bene. Se no vi comprate una bella piantina di canapa e ve la schiaffate tra le chiappe. Voi che fate qua? Noi siamo un'associazione di pazienti in cura con la cannabis terapeutica, abbiamo uno spazio a Roma al Canapa Caffè, siamo aperti nel 2016. Dove sta lo spazio? A San Lorenzo. Abbiamo il primo posto dove chi c'ha una prescrizione medica può utilizzare la cannabis che gli hanno prescritto. E poi è un bar, un posto dove facciamo eventi. E poi abbiamo altre associazioni con cui siamo al tavolo tecnico, al Ministero della Salute, il Comitato Pazienti Cannabis Medica. Stiamo a cercare di far arrivare la cannabis a tutti i malati, fondamentalmente, questo, e di fare informazione. Pure questa cosa qui, del fatto della carenza, del fatto che nelle farmacie, anche se tu c'hai una prescrizione, comunque non la trovi. A Roma da dicembre andiamo alla farmacia o di Como, alla farmacia in altre regioni. Tanti pazienti sono tornati al mercato nero, speriamo che il giorno sia libera per tutti e che chi ha bisogno gli diano in ospedale quello che gli spetta di diritto. Sì, perché stiamo a parlare di persone che ne hanno diritto, cioè. Per me, vedi così, sono 10 anni che i miei medici mi hanno scritto che per me è una cura unica e necessaria, insostituibile. Quindi se non me la fai trovare in farmacia, che me la dovrebbero passare, che devo fare? Nel mercato nero non ci voglio andare. È una continuità terapeutica che dovrebbe garantirci sia lo Stato che le farmacie, senza doverci farci uscire pazzi con tra la burocrazia e tra la mancanza di terapia nelle farmacie, noi così avanti non possiamo andare. Noi lo importiamo dal Nepal direttamente, dove producono ancora liberamente da sempre canapa, cotone, anche tutti i materiali organici di questo genere. Sono tutti prodotti realizzati a mano, no sfruttamento, zero sfruttamento, piccole fattorie artigianali con filari artigianali e abbiamo un poco di tutto, dai tessuti grezzi ai fili, c'è pure fili, sì. Tessuti grezzi, fili, ma pure scarpe, pure scarpe fashion, sì, alla fine. Sì, di tutto, questi sono dei prodotti nuovi, questi qua. Senti, ma qual è la differenza tra l'usare il cotone per esempio e la canapa? Se venisse coltivata veramente come viene coltivato il cotone, ha dei costi molto bassi di produzione, dei tempi molto più veloci, è molto più resistente, si può produrre veramente di tutto con la canapa, dai tessuti ai alimentari, ai combustibili, alle soluzioni. Poi richiede pure molta meno acqua. È il materiale più versatile, la pianta più facile da coltivare, secondo me è una stupidità. Demonizzarla. Demonizzare, sì. Che io non ce la faccio ad andare nelle piazze di spaccio a farmi le piantine. Io già non so, sto dritta solo perché ho fatto quello, il vulcano. Ah. Quello, e allora sì, e ho pure il Bedrocan. Non può fare più farmaci perché li ha fatti tutti, il farmaco neurologo. Resistente. Il neurologo gli ha detto, Loredana, io non so più che cosa ti devo prescrivere. Perciò la sclerosi ne giova tantissimo. Assolutamente sì. E si deve capire questa cosa. Da quanti anni è che tu con la cannabis riesci a contenere gli effetti e la progressione della sclerosi? E sono già dal 2020. Che lei è una delle pazienti a cui è stato prescritto 1,5 grammi da consumare in un mese pagati 53 euro. 1,5 grammi per un mese pagando 53 euro? Esatto. Pagandoli. È una cosa assurda. Invece in Sicilia siamo riusciti a sbloccare delle convenzioni. Il decreto regionale l'abbiamo fatto a gennaio del 2020 e quindi ci sono delle patologie che non sono
solo hanno la gratuità, ma ci sono anche delle ASP che hanno delle convenzioni con queste farmacie, in modo tale che ogni mese il rinnovo terapeutico e l'andare a prendere in farmacia la terapia non sia più una lentezza soltanto burocratica, ma sia una cosa accessibile a tutti e molto più facilitata. Come avete visto, la cosa carina è che con la canapa ci fai tutto, ci curi le persone che stanno male, ci fai dei prodotti con cui vestirti, ma la cosa più interessante è che c'è uno stand dove addirittura le stampanti 3D utilizzano la canapa per stampare. È più ecologica, richiede meno acqua, ci mette meno tempo, va su qualsiasi terreno, come avete sentito. Tu come ti chiami? Roberta. Roberta, che fai qui alla fiera? Lavoro per Empoichimbd. E qual è il tuo scopo? Mandare più gente possibile? Sì, il mio scopo è mandare più gente possibile da loro, però anche comunque far conoscere il mondo del CBD e far conoscere il mondo della canapa. Senti, questo look particolare perché? Perché lavoro comunque come una modella alternativa, lavoro nel mondo dei tatuaggi e piercing, sì, che di conseguenza è un po' tutto lo stile che c'è dietro a questo mondo, diciamo. E poi tu hai anche un profilo Instagram? Ho un profilo Instagram. Lo vuoi dire? Sì, mi chiamo Robertina 8. Robertina? 8. Come 8? No, come odio. Ah, è Robertina 8. Odio. 8. Sì, sono anche una coltivatrice, mi piace coltivare. Ah, sì, allora sì. Sei proprio un'appassionata. Sì, mi piace, certo, sono un'appassionata, sperimento un po', diciamo. Sperimenti un pochettino, non sì. È facile coltivare. No, non è facile, però comunque ho comprato la Bibbia del coltivatore, ho un po' letto, ho provato, magari le prime volte è un pochino più complesso, però anche lì è una passione. Se ti piace, piano piano viene tutto. Tu sei toscana? Sì, sono toscana, di Pisa. E c'hai la passione per i tatuaggi, vedo? Sì, pure. Lavoro negli studi di tatuaggi e piercing. Ah, sì, diciamo che il mio primo lavoro è quello. Ok, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Nel Lazio abbiamo una legge regionale del 2017 aggiornata nel 2018, purtroppo in ospedale siamo pochissimi i pazienti che prendiamo col contagocce qualcosina, ma ancora non è rispettata la legge regionale. Perché? Perché i medici non sono preparati e ancora gli devi spiegare tutto quando vai lì con un mazzo così di documenti che prendi la cannabis a pagamento da 10 anni. Se riusciamo a formare i medici, in teoria la legge nel Lazio parla di 9 centri prescrittori, se ne famo uno cambia il mondo. I corsi di formazione per i medici che dovrebbero farsi, così quando andiamo lì non pensano che siamo tossici. Scusate, però nel caso specifico vostro è lampante, cioè io che non sono un medico, tu mi dici io soffro di sclerosi, cioè io ti direi guarda, ci prendono lo stesso per tossici, se il medico non è preparato addirittura. Oggi, ancora oggi, se il medico sì. Non è preparato comunque consiglia di seguire il protocollo tradizionale che prevede i farmaci che spesso danno molti più problemi di quello che può essere un fiore naturale, cioè tutti i pazienti dopo che hanno provato tutto il protocollo di farmaci pesanti, quando poi provavano la cannabis dicono ma perché non me l'avete passata prima questa cosa, certo. Cioè mi avete distrutto fegato, cose con roba chimica. Cannabis medica che è diversissima da quella del mercato nero. Io l'ho provato, io lo facevo, ma non ero completamente convinta perché nel 2017, avendo assaggiato il Betrocan, avendo avuto dei risultati abbastanza importanti, io mi sono decisa per questo. Allora, praticamente fa ride perché alla fiera c'è pure il robot che consegna i volantini. Ma la cosa carina di sto robot è che se io adesso gli vado davanti, chiedo scusa, cortesemente mi fa passare, grazie. E continuo ad andare avanti. Ovviamente c'è un percorso prestabilito. Io ripasso. Però questa è l'innovazione, cioè il robot che distribuisce i volantini in giro per la fiera. Sto dando questi volantini per HempGo, che è una farm di CBD, e praticamente al G13, stand G13, fanno degustazione di olio. Olio CBD, quello classico, mette sotto la lingua? Sì, esattamente, okay. Quello. No, sì, perché sì. Sai, c'è pure l'olio di canapa che si usa per condire, allora veniva il dubbio. No, è proprio per rilassare, per i muscoli. Se passi ti fanno il 10% di sconto col volantino che trovi per gli acquisti online. Cosa trattate voi? Abbiamo liquidi per lo svapo. Ah, liquido per sigaretta elettronica? Sì. Aromi concentrati scomposti. E praticamente questi vanno bene qualsiasi sigaretta elettronica? Qualsiasi sigaretta elettronica. Però la particolarità è che sono alla cannabis e col CBD. E col CBD dentro, perciò vi rilassa pure. Ti rilassa. Sì. Rilassa ma non sballa. Ma non sballa. Qui ci sono proprio esposte tutte le piantine di canapa. Questo è lo stand loro.
Questa perché è la pianta più bella, per come è cresciuta? Questa perché è l'unico bonsai di canapa che puoi trovare nella fiera. Abbiamo fatto una preparazione particolare, considera che questa pianta ha 2 anni di vita, quindi sono 2 anni che ce ne prendiamo cura. Praticamente voi vendete quelle piante che possono poi essere coltivate nei terreni? Sì, noi vendiamo talè agli agricoltori che magari hanno un appezzamento di terrafermo, non sanno che coltivare, gli offriamo le nostre generiche e fare produzione da fiori in modo tale da dare un reddito al proprio terreno che magari è incolto. E là, il vantaggio è che ci vuole poca acqua, da quello che ho capito. Cresce su quasi tutti i terreni. Vabbè, in Italia siamo favoriti col terreno, quindi la canapa noi già eravamo secondo i produttori mondiali. I terreni si prestano molto a questa cultura. E quindi uno che non sa che fa con quel pezzetto di terra, noi offriamo le nostre genetiche per poter fare un piccolo guadagno. Poi se giri per Roma o tutta Italia vedi un sacco di negozi che vendono cannabis light e loro vendono proprio sto fiore che noi coltiviamo. Quelle lì sono disponibili se uno se le volesse comprare. Bravo, anche un privato. So proprio queste, quelle che vendiamo, sì, anche in privato, vuoi fare. Pure in casa. Pure in casa. Noi lasciamo la certificazione che ci rilascia la Comunità Europea con la nostra fattura, quindi se viene la forza dell'ordine, un controllo, con questi documenti capiscono che è canapa certificata. Chi coltiva a casa può fare un articolo come fumatore, come conosciamo tutti, oppure ci si possono fare decotti, tisane, ci si può fare qualche ingrediente in cucina, se una sa trattare ci si possono fare un sacco di cose. Infatti è passata proprio da quest'anno come pianta officinale. È la presidente del comitato paziente cannabis medica. Ciao. E da paziente ha affrontato un processo. Questa è una cosa gravissima, perché lei non riusciva a muoversi, suo marito era costretto ad andare nelle piazze di spaccio, il carabiniere gli ha detto no signora, doveva essere lei da paziente ad andare nelle piazze di spaccio. Ma perché, scusate, domanda, se un paziente va nella piazza di spaccio è giustificato? Non dovrebbe essere, ovviamente, però chiudono giustificato. Un occhio. Sì, questa è stata una delle cose che follia. Mi è stato detto appunto dai carabinieri, in quanto appunto era andato mio marito e io non mi ero avvicinata alle piazze di spaccio, essendo una donna comunque non preferirei non approcciarmi a questo tipo di cose, ma questo sempre perché? Perché mi sono trovata a non trovare la cannabis nelle farmacie e quindi ad avere questa carenza. Io soffro di artrite psoriasica, ho la problematica a livello anche cutaneo e quindi avrei bisogno di sia infiorescenze ma anche altri tipi di prodotti, ad esempio creme, capsule, oli e tutto quello che c'è dietro la cannabis medica. Con il nostro comitato siamo al tavolo ministeriale e stiamo cercando appunto di risolvere questi problemi che sono criticità ormai che riscontriamo da 5 anni. Abbiamo già interloquito con le varie istituzioni sin dalla Lorenzin e adesso sembra che con il nuovo sottosegretario stiamo avendo qualche, diciamo, passo avanti. Sì, tramite questo tavolo ministeriale stiamo avendo qualche risposta per i pazienti. Ad esempio, appunto, è stato il 17 di dicembre è stato fatto il nuovo accordo fra il Ministero della Salute e il Ministero della Difesa per poter autorizzare sul territorio nazionale i produttori di cannabis italiani, quindi non solo l'istituto farmaceutico che in questo momento non è in grado di soddisfare il fabbisogno nazionale, ma quindi autorizzare anche dei privati. Subito prima di Pasqua o dopo Pasqua avremo il prossimo incontro e lì ci saranno dei nuovi aggiornamenti molto positivi per noi pazienti. Voi invece vi occupate di? Noi siamo una distribuzione e produzione di piante e fiori. E qual è la vostra caratteristica che vi contraddistingue da tutti gli altri? Nel senso, la qualità dei prodotti. Bravo, perché io vengo alla fiera e dico, da chi vado? Guarda, ti faccio vedere un po' di prodotti nostri. Questi sono delle genetiche che abbiamo californiane. Questa si chiama la San Fernando. Questi sono prodotti di altissima qualità. Produzione indoor. Voi avete i valori di questa tipo CBD, al? Siamo tutto insomma laboratori dedicati e CBD e THC naturalmente sono le. Sì, lavoriamo tutto sotto lo 0,5 per renderlo legale. Siamo sotto lo 0,5. E invece per il CBD a che percentuale arrivate? Allora, sui fiori massimo che arriva sta su un 12%, 15%. Sì. Per quanto riguarda poi l'olio abbiamo dal 30 al 25, 20, 15 e 10 al 5%. Sono più alte le percentuali. Poi abbiamo una società, facciamo tutto regolare, cerchiamo di fare le cose più trasparenti possibili, diciamo. Però anche in questo caso ci vengono chiusi i profili, se ci fermano per strada con una bollata a compagno loro vedono un prodotto illegale, che in realtà è legale. Noi normalmente spediamo sempre con analisi
più legale possibile. Però se viene fermato lo Stato vede erba. Poi erba, poi dopo, fa il test del colore e poi fra sei mesi... Loro vedono o c'è THC o non c'è, non vede la percentuale. Quindi andrà a fare un processo che poi verrai assolto, ma tu hai pagato avvocati, hai avuto una situazione... Per proprio mesi. Mette i bastoni tra le ruote. Sì, poi siamo tutti ragazzi, bene o male... Vero, valla a spiegare che poi tu dici... Quello che rimarrà poi, cioè... Io non ho spacciato, sto lavorando più che altro. Io sono la mamma di una paziente che soffre di epilessia farmacoresistente, sono la portavoce per l'epilessia, ho avuto l'opportunità di parlare anche al Parlamento, al Ministero della Salute, della situazione di mia figlia. Che quanti anni ha sua figlia? 34 anni, ha un ritardo anche... E farmacoresistente vuol dire che l'unica cosa che gli dà giovamento è in questo caso la cannabis. Ce l'ha, abbiamo provato per 27 anni qualsiasi farmaco che c'era di soluzione, la cannabis ha diminuito le crisi del 60%. In maniera naturale? Sì, naturale. Senza effetti collaterali, senza crisi di assuefazione in caso dovesse eliminare. Il problema è che quando non c'è la cannabis, non la trovo nelle farmacie, è un dramma perché il male ritorna da zero. Certo. Quindi è un dramma per noi mamme, insomma. Ecco, e quindi questo ho chiesto anche al Ministero che faccia in modo che anche sul decreto nazionale venga aggiunto anche l'epilessia farmacoresistente, perché è l'unica soluzione per la farmacoresistenza e per i bambini, anche perché il costo è enormemente, 600-700 euro al mese. Cioè, tante devono rinunciare. Una famiglia è tantissimo. A rinunciare a un diritto di cura, una soluzione per molti, insomma. Nome. Gianluca. Che fai? Gianluca, lavoro da 10 anni da Emporium, che è stato il primo grow shop della capitale. La fiera praticamente l'avete organizzata voi? La fiera, diciamo che sì, diciamo che la fiera è stata non proprio organizzata da noi, comunque... Un bel contributo. Esatto, è dato un bel contributo, gli organizzatori comunque fanno parte tutti di Emporium, quindi... E qui c'è praticamente tutto, vedo Noi ci abbiiamo tutto. Dai tessuti, esatto, perciò... abbiamo dai tessuti in canapa, quelli sono tutte borse, tutti pantaloni in canapa, poi abbiamo tutti articoli per il grow shop, quindi... Per chi vuole coltivare a casa, abbiamo dai fertilizzanti, abbiamo ventilatori, estrattori, filtri, insomma, siamo molto molto forniti. E poi vabbè, c'è pure tutta la roba dei gadget. Sì, sì, abbiamo grinder, abbiamo posaceneri, vendiamo semi da collezione, abbiamo anche inflorescenze di canapa, sempre CBD, sempre legale, questo vogliamo dire, perché in Italia, diciamo purtroppo... Per adesso solamente quella legale, speriamo che il proibizionismo finisca presto, insomma. E voi tutti sti anni, sì, come siete riusciti a stare in un settore così difficile, tra virgolette? Faticando perché comunque lo Stato italiano non incentiva e non aiuta queste iniziative. Quindi sicuramente anche da parte delle forze dell'ordine tante volte ci sono stati bastoni tra le ruote, ma pure immotivati, però, tante volte. Sì, tante volte immotivati. Perché quando tu c'hai magari un pacchetto che c'è scritto che è prodotto legale e magari te lo sequestrano lo stesso. Esatto, è successo in passato con i semi di canapa che appunto sono venduti a scopo collezionistico, sono stati purtroppo sequestrati, che poi ecco, è successo tutto nulla di fatto, però intanto sono stati sequestrati e poi i semi muoiono, no? Muoiono e sì, diventano secchi, bisogna comunque buttarli. Quindi stessa cosa è successo con le inflorescenze di canapa, non è uscita nessuna legge che vietava la vendita, è bastato un discorso di propaganda in televisione da parte di un politico e dal giorno dopo hanno cominciato a sequestrarla appunto senza nessun tipo di motivo. Fortunatamente anche lì nulla di fatto, però comunque il danno c'è stato. Che poi in questo periodo già lavorare in un negozio è un rischio, no? E in uno poi così di articoli particolari non c'è mai avuto paura, dici che ne so, domani ci fanno una legge che ci chiudono? La paura c'è sempre, però uno va avanti e continua a fare quello che alla fine gli piace. E la cosa che a noi fortunatamente ci aiuta tanto è che comunque vendiamo anche su internet, quindi tutto il problema che c'è stato durante il lockdown con
negozi chiusi e quant'altro, noi l'abbiamo avviato proprio il problema con internet, con l'e-commerce. E quindi fortunatamente siamo rimasti a galla anche in quel periodo. Tu ti chiami? Susanna. Susanna, quanti anni c'hai? 25. E della canapa che mi racconti? Che purtroppo in Italia è legale solo quella col CBD. E tu usi quella? Certo, assolutamente. Qual è la cosa che ti fa piacere nell'usarla? Io studio all'università, per distendere i nervi la uso e direi che è perfetta, anche perché riesco a studiare anche 50 pagine di fila dopo averla fumata. 50 pagine, che cosa studi? Tecnico di laboratorio biomedico. Praticamente ti occupi delle analisi? Sì, sto nel campo delle analisi dei laboratori, quindi fumando anche la canapa mi rilasso tantissimo e noi di WeDAS possiamo aiutarvi in questo. Perciò tu lo fai pure con cognizione di causa, non sei ovviamente una che dice me la fumo così, cioè, so un minimo quali sono i principi, eccetera. Principi, certo, ovviamente. Il fatto che adesso pure i tabaccai vendano l'erba legale, a voi va inciso negativamente o positivamente? Non è stato tanto il fatto che lo vendano i tabaccai e che vendano l'erba legale, quanto purtroppo quello che hanno fatto con le cartine, perché le cartine da qualche anno sono diventate monopoli di Stato, che è una fetta di clienti che venivano per quello e compravano poi anche altro, inevitabilmente sono spariti. E quindi tanti clienti li hai persi purtroppo con questa cosa. Quindi il fatto della canapa legale nei tabaccai credo che ci abbia inciso poco sulle nostre vendite, diciamo. Quanto invece le cartine, quello sì, tante volte ecco, succede, soprattutto se sei in quartieri piccoli, la gente che non ti conosce pensa subito a cose strane. Quando poi comunque ti conoscono e capiscono la professionalità delle persone e soprattutto quando poi c'hai le vecchiette del quartiere che ti vengono a comprare la terra per i fiori, lì si capisce comunque che intanto sei stato integrato nel quartiere e poi hanno capito che comunque non c'è nulla di losco e comunque dietro c'è sempre una grande professionalità. Amaro alla cannabis, raccontaci un attimo, che sei l'unico stand. È un amaro digestivo alle erbe con l'aggiunta di canapa, quindi andiamo a mettere rabarbaro, genziana, canapa tra foglie, semi, radici, credendo nel prodotto, nel settore della filiera della canapa. L'abbiamo provato, l'abbiamo testato e l'abbiamo messo in commercio. Qual è stata, diciamo, la risposta da parte del pubblico? Che ti dicono in genere? Di tutto. Sì. Le battute più strane, però alla fine poi tocca berlo. Lo provo? Io però sono astemio, raga, faccio sta cosa però. Il sapore è buono. Quanti gradi è? 30 gradi. 30 gradi? Alla faccia. Molto buono il sapore, perché è verde? Un po' scarica, un po' lo correggiamo noi. Sì, con colori naturali. Mazza, bello il colore così. Abbiamo appena finito di montare lo stand, siamo pronti. Qua ci sono gli oli CBD, qua la nostra cannabis CBD e là la degustazione di biscotti, tisane e della nostra birra. I biscotti li ho mangiati. Come vostri, sono? Buonissimi. Vai, ti ringrazio. Veramente buoni. Mattia è una persona generosa e me ne ha dato un po' di biscotti. Ok. E ho mangiato quelli tondi, sono buonissimi. Vai, ti faccio provare questi, prova anche le tisane. Tisane l'ho provate. Le ciambelline. Guarda, ti dico quelli che ho mangiato, questi. Ti piacciono? Questi qua. Questi sono quelli più salutari? Sì, questi qua sono prende il sapore. Questo qua invece ha la crema al cioccolato, crema al cacao terpenizzata con terpeni di cannabis. Però devi provare le tisane perché le tisane sono fatte con 5 erbe officinali diverse, sono tisane reali per un effetto terapeutico. Le fa il nostro dottor Caraccia. Ma è medico? Lui è biotecnologo farmaceutico. No, vedo sto camice. No, lui è medico. Questa invece è il nostro top flower quality. È la nostra cannabis CBD coltivata a Roma. Questa non mi ha data Mattia. E questa qua te la do io. Va, così la provi. Ma sai che mi ha dato, che mi sono trovato bene? Quella già grindata. Grinder Mix. La busta quella già grindata è una comodità incredibile. Ma il Grinder Mix è un trito di tutte le cimette piccole. Cioè invece di impacchettare le cimette piccole, le mettiamo da parte e andiamo a fare il nostro Grinder Mix. Ah, ok. Che infatti ha i stessi valori di cannabinoidi dell'infiorescenza. Provate la birra Grover Passion, perché anche la birra non è fatta con i fiori in cottura, ma è fatta solo con fiorescenza di sorbet usate come luppolo, quindi in dry hopping.
e ha un sapore completamente diverso, non è una birra erbacea amara, ma una birra dove spicca il sapore della sorbet, e te la faccio provare. Buona, ammazza. Me ne ha fatta troppa però. Allora, com'è fatta la saponetta alla cannabis? Allora, la saponetta è fatta con una fase oleosa abbastanza naturale, olio di cocco, olio di canapa, olio di oliva, olio di mandorle e burro di karité. Vengono miscelate, vengono aggiunte un po' di olio essenziale di canapa e viene fatta stagionare per 40 giorni. È chiaramente ipoallergenica ed adatta a tutto il corpo. Ha una chiaramente foglia di canapa, diciamo, a livello decorativo. È originale la foglia? È originalissima. Sembrava disegnata. No, no, è proprio presa dalle coltivazioni del signor Amicone. Però abbiamo anche l'aggiunta di sali del Mar Morto, perché forfano proprio una funzione di scrub per garantire il turnover cellulare. Questo perché, come dicevamo, tutto quello che riguarda canapa è anche estetica. Sì, abbiamo pantenolo, abbiamo cristalli di mentolo e oltretutto abbiamo la menta, oltre che il CBD che è antinfiammatorio. Se lo vuoi provare? Vedi quante cose. Se lo vuole provare. Ci vediamo qui al D7 bis fino a domenica 3 aprile. E se no, tutti i giorni ai negozi canapando? Sì, nei nostri 6 punti vendita in tutta Roma e il nostro servizio delivery tutti i giorni fino alle 21 di sera. Tu c'hai la divisa canapando, tra l'altro. Assolutamente, la dea canapando. La rappresenti tu. Arriverà anche la corona di fiori, dei nostri migliori fiori, e veniteci a trovare. Il problema magari dell'Italia è proprio l'informazione, è una cultura proprio anche per i giovani, perché magari ci sono troppe cose sbagliate e mi dispiace anche magari che proprio la televisione non faccia passare determinati argomenti per altri. Quindi è proprio un fattore di comunicazione e di esporre la cannabis a livello mondiale e di far riconoscere che comunque è una pianta che l'ONU ha dichiarato medicina. Non deve essere più vista come quella pianta che uccide, ma anzi, dall'altra parte del mondo sta salvando delle vite. Quindi non solo fattore di THC o CBD, ma è proprio della cannabis in generale, non solo il fattore di fumare, ma anche di come viene utilizzata a 360 gradi nella medicina, per i tessuti, per i materiali bioedibili, per i materiali carburante, ma anche a livello proprio di coltivazione c'è un risparmio proprio a livello di natura, che possiamo utilizzare, cioè invece di tagliare gli alberi possiamo utilizzare foglie di canapa, possiamo utilizzare la canapa come altri utilizzi invece della plastica, che magari inquina molto di più. Infatti negli anni 50 Ford fece una macchina completamente in canapa, dalla carrozzeria al cruscotto. Fino al carburante addirittura. Guarda chi è arrivato, Geppo! Dice subito una barzelletta sulla droga. Sulla droga. È un tossico veramente di quelli proprio pesanti che arrivano alla posta. C'è il vetro, capito? Un conto corrente, quello non capisce, un conto corrente, non capisce. Parli vicino al buco, lui ti alza la maglietta e fa un conto corrente. Sono fighissime qui, anche le grafiche che usano per vendere. Perché vabbè, a parte sono quelli che sono legati, diciamo, al mondo del vintage, e ti fanno tutta la grafica. Ma ce ne sono certe bellissime. Ma ce ne sono certe sparatissime, tipo con i supereroi. No. Rendono comunque accattivante anche la confezione. Che ti piace, no? Sì. Non sono mai venuto a Canapamundi, ero curioso di... Lo organizzano due miei amici. Zero THC è un social e basta. Noi diamo la possibilità alle attività di farsi conoscere. Siccome gli altri social bloccano questo mondo, per la questione di etica. Social proprio... Questa è carina come cosa, nel senso che un Facebook, uno YouTube... Bravissimo. Io ho difficoltà, infatti, essendo loro testimoni, io ho una difficoltà enorme ogni volta su YouTube e anche su Facebook, invece io mi iscrivo da voi... Devi iscriverti, ancora non sei iscritto? No, non sapevo dell'esistenza. Subito devi iscrivere. Zerodhc.com .it, vai su .it, è gratuito, ti iscrivi e trovi tutte le aziende che... Ma posso pure mettere video? Devi mettere video. Ah, mettiamo pure il video della fiera. Ed è un social a tutti gli effetti, cioè la gente si iscrive. Abbiamo creato questo mondo per dare la possibilità alle aziende che trattano il mondo della canapa di poter farsi conoscere, di vendere, e alle persone di poter comprare e acquistare tranquillamente. Dai, mi devo iscrivere allora. Okay. Faccio il profilo Cicalone. Vai, ci sto, mi piace. E tu invece che ci racconti? Lei è un insegnante di yoga. Lei è un insegnante di yoga. Io ho visto migliaia di insegnanti yoga, poi uno mi dice io so Kundalini, io so ogni specializzazione cosa. Ma qual è il vantaggio dello yoga?
Beh, lo yoga è una disciplina che ti accompagna ogni giorno della tua vita. Per esempio, io insegno pugilato, io a una certa età ho smesso di farlo perché è dannoso per le persone che superano i 45-50 anni per come lo facevo io. Okay. Però invece sono delle discipline che uno può portare avanti. Assolutamente, per la vita. Lo yoga anzi, è una di bene. Quelle. Sì, sì, lo yoga è una di quelle. Più lo pratichi, più vai avanti, più il tuo corpo sta meglio, la tua salute, la tua mente, il tuo corpo a 360 gradi. Ma è vero che si fanno anche i muscoli nello yoga? Certo. Cioè, sì, io sì, alleni persone, tutto il corpo, sì, sì. Perché tanti pensano che sia solo una cosa di postura. Sì, esatto, invece no. No, c'è pure un lavoro proprio sì. Muscolare, fisico. Sì, 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 tantissimo. E l'alimentazione con lo yoga c'ha qualcosa? Cioè ci sono dei consigli alimentari nello yoga? In generale rispettare il tuo corpo, quindi rispettare i tuoi bisogni, non abbondare perché è inutile abbondare. E dove lo insegni yoga? Io ho un'accademia online, quindi lavoro principalmente online. Se la vuoi dire. Nam Academy, c'ho anche il logo lì. Ah, sei sponsor. Ah, Nam Academy. Il ragazzo come si approccia magari nel mondo della cannabis? Tramite lo spaccio, esatto. O tramite la scuola che magari, sai, un amico ti dice dai fatti una canna, quello quella non sa nemmeno che cosa sta fumando. E invece gente che combatte da anni, gente che ci mette la propria faccia proprio su questo settore per dire, cioè guardate dall'altra parte del mondo come le persone le stanno davvero curando grazie a una pianta che sta dando la vita a molte persone, a molti giovani, a tanti anziani soprattutto. Più la sta migliorando a quelli che erano costretti ai farmaci, tra l'altro. Esatto, cioè nel senso anche il fattore di non andare dal medico e avere la prescrizione dello psicofarmaco, ma di avere magari una prescrizione medica a consumo di cannabis, che può essere una tisana. La cannabis, soprattutto questo, non deve essere per forza fumata. La cannabis può essere mangiata, la cannabis può essere bevuta come una tisana, come un tè. Hai tantissimi modi per poterla utilizzare, come un olio, come un estratto. Preferisco che magari prima di approcciarsi a una sostanza, prima di approcciarsi a una determinata cosa che studiano, che si fanno un'informazione, almeno una piccola cultura di che cos'è la cannabis o che cos'è magari qualcos'altro. Di dove siete? Cosenza. Cosenza. E l'erba di Calabria che cos'è? Un'eccellenza italiana, leggo. Praticamente voi coltivate in Calabria. Esatto. E qual è la particolarità che tu daresti a quest'erba rispetto, che ne so, a quella californiana? Allora, il microclima calabrese è introvabile in qualsiasi parte del mondo. È vero, perché ci stanno prodotti tipici che fanno solo in Calabria. Esatto. La rossa di Calabria storica, la marijuana dell'altopiano silano, da seme afgano trapiantato in Calabria, noi abbiamo riprodotto questo seme, chiaramente col THC, vendiamo il seme. Invece questa qui? Questa è tutta senza THC, canapa legale, prodotta in Calabria. Prodotta anche questa in Calabria, e poi fate anche altri prodotti, vedo qua. Sì, facciamo il canapotto, canapa e bergamotto, le tisane, i biscotti, l'olio. Senti, e il biscotto per dire, che particolarità c'ha? Cioè la canapa nell'impasto? Esatto, il biscotto è alla canapa con l'impasto della canapa. Quindi lo facciamo ai frutti di bosco oppure con menta e cocco. Sai che il mondo della canapa pure c'ha un problema, che tanta gente è come se si sente un competitore con un altro. C'è collaborazione. C'è collaborazione, esatto. Cosa che invece se i grandi ci danno una mano pure a noi, potremmo risolvere molto più in fretta tutti i problemi che ci stanno senza tutta questa competizione, perché poi alla fine vai a vedere siamo sempre gli stessi. Per esempio io sono uno che della canapa fino a 6 mesi fa ne sapeva poco e niente, poi mi sono incontrato con gli organizzatori della fiera e sono degli amici, abbiamo parlato, ma guarda, allora lì ho sposato la causa, ho detto ma davvero mi stai a dire sta cosa? Ma davvero mi stai a dire quest'altra? Conoscendoli che non mi dicono stupidaggio, ho detto allora fermo. Cioè è una cosa che io sposo al 100%. Ma anche sul fatto di molti giovani vengono qua con le famiglie. Vengono giochi, qua per farsi bambini. Un'informazione, per farsi una cultura proprio su questo mondo. Ed è bello anche perché, bisogna dirlo, dall'altra parte del mondo è sdoganato completamente la cannabis. Ci sono atleti dell'NBA che consumano cannabis con all'interno il THC, cosa che in Italia adesso è tuttora illegale. Poi stiamo parlando di un mercato che adesso è del CBD. Pensa ad passare a un mercato con il THC completo, certo. Completo, quindi legale, come appunto in America, dove vai a creare davvero un business, tantissimi posti di lavoro per i giovani, perché in Italia i giovani se ne vanno proprio per il lavoro. E questa è una cosa che a me dispiace,
perché io sono italiano e sono andato a Barcellona. Ah, tu da dove vieni? Io sono calabrese. Calabrese, però non c'hai proprio l'accento calabrese. Eh no, sì, perché ho vissuto in Olanda, in Spagna, ho lavorato con banche di seme internazionali. Senti, mi stavi a dire una cosa prima, tu mi segui, no? Sì, sì, certo. Ti sei ricordato lo slogan? Sì. Se non vi piace... Se non vi piace mettete un carciofono fra le chiappe. No, perché mi ferma e mi fa, oh, scuola le botte, se ti piace tu metti tra i chiappi. Non so quello che trovi. La fiera Canapa Mundi ha tantissimi stand, ma la cosa che mi incuriosisce di più è che ogni stand è completamente diverso. Cioè, trovate dal classico stand della canapa, eccetera, a stand di investimento nella canapa, nella cannabis, come per esempio questo, dove tu puoi investire dei soldi, acquisti delle piante che stanno in un altro paese del mondo e che ti fruttano ciclicamente dei soldi. E quella è la cosa più interessante. Poi ovviamente ci sono stand che fanno solo da bere, stand addirittura che non hanno nulla ma sono solo un social, stand che praticamente hanno la possibilità di darvi solo le piante, cioè veramente un'infinità di prodotti, mangiare, cosmetica, tessuti. Ah, ti sei messa finalmente la corona. Sì, buonasera. Lei è ovviamente la testimonial di Canapando. Assolutamente, vi aspettiamo al nostro stand, tra 5 minuti lanceremo 1/2 chilo d'erba. Come in lanceremo? Bustine, sì, in bustine da 1 grammo. Per i nostri amatissimi clienti. Proprio così? Sì. Allora dove venire? Assolutamente, vi aspettiamo. A dopo allora. Ciao. Ciao. Cioè, raga, è l'unico posto dove lanciano l'erba ed è tutto a posto. Che spettacolo. Oh, mi regà, ma regalo io un po' d'erba. Regà, il panico. Le devo mettere in mezzo, voglio pure io qualcosa. Grande. Ciao. Voglio pure io qualcosa. Fatemi prendere. Poi c'hanno la volata strana. Vai! Oh, magari il banco alimentare! Ma è andata male, regà, cioè, stavo qua, tiravano, tutta gratis, io non ho preso niente. Grazie! Oh, vedete l'altruismo a Canapa Mundi, lui è riuscito a prendere. No, tieni, grazie. Ma che ce l'ho preso, tranquillo. Ah, vabbè, grazie. Vedi, cioè, lo scoop qua a Canapa Mundi e il fratello del Bomba Anarchica. Del Bomba Anarchica, che poi è lui che ci ha fatto conoscere. Che stai a fare qua? Una passeggiata nel mio mondo. Che speravi di trovare? Tanta erba. Questo è un container. Questo, a poche parole, è la replica di quello che abbiamo noi. Facciamo vedere le serre che abbiamo noi, come vengono fatte in Costa Rica, in Sudafrica, in Colombia e in Portogallo. Non so se ci conoscete, Juicy Fizz. È una piattaforma che si può investire. Esatto, qui parliamo di investimento. Certo. È una piattaforma di crowd growing, è un investimento di massa in agricoltura. Ovviamente parliamo di canapa e parliamo di agricoltura. Abbiamo spaccato il mercato della canapa, soprattutto qua a Roma. Noi uniamo, facciamo da tramite tra gli investitori e gli agricoltori e i distributori del posto. In poche parole, tu compri la piantina da noi a 50 euro, dopo 108 giorni noi ti ridiamo un soldi dai 68 ai 75 euro, in base a quanti grammi fa la pianta, facilissimo. È una novità. Prenderle o reinvestirle. E reinvestirle, esatto, è una novità assoluta. Vai così, in continuità. Esatto, è un'azienda mondiale e noi siamo sede fiscale a Berlino e siamo in tutto il mondo, sta andando alla grande e la cosa più bella è i soldi che vengono dati alla gente, agli investitori. Parliamo di un 36% minimo, quindi tanta roba. Nel momento infatti a noi chi è che non ci capisce? Chi viene dal mondo bancario e finanziario, perché queste rendite qua in Italia non si sono mai viste. Questa è una serra dentro un container, praticamente vi fa vedere come tutte queste piante possono crescere qui con pochissima acqua. Cioè la cosa più importante è la quantità d'acqua ridotta. Il fatto che con i LED consumano pochissima energia, perciò riescono comunque a crescere bene e velocemente, e tutto questo avviene in un normalissimo container che potrebbe essere messo ovunque. Da questa parte addirittura c'è tutto l'impianto e di qua si esce. E ve lo faccio vedere da fuori. Potreste mettere questo container magari lì dove c'è uno spazio e potete far crescere tranquillamente la canapa. Uno grande acciugalone. Ma regala una roba qui che
l'erba buona, cioè il gigalotto. Dai, vieni, entra. Stichi Lab, voi producete da soli, fate tutto voi. Guarda, sì, siamo una delle pochissime aziende che produce il proprio prodotto. Parecchi commercializzano, comprano, rivendono, noi produciamo. Ci piace spezzarci la schiena sul campo, anzi sotto le serre, produciamo indoor, produciamo greenhouse, qualità in assoluto, no quantità, qualità, un'altra cosa, parliamo di cose differenti, Cigalù. Partiamo dal seme, facciamo la pianta, vendiamo i fiori, l'estrazione, abbiamo anche il seme di ogni nostra genetica, quindi ogni nostra genetica tu puoi trovare il fiore, l'estrazione, il seme e la pianta dedicata. Guarda che colori che riusciamo a fare, trim perfetto, fatto in maniera maniacale, siamo maniaci del nostro lavoro. Allora, in giro ho visto un sacco di belle grafiche, però secondo me la vostra è tra le migliori. Grazie, perché grazie. Perché avete proprio questa tipologia di segni, dei colori. Ogni genetica c'ha la sua grafica, è pensata, è studiata. Come diciamo noi, non lasciamo mai niente al caso. Teniamo molto a tutto il processo, dal campo all'imbustamento, alla pulizia del fiore. Curiamo tutto fino ad arrivare anche al packaging finale, quindi alla bustina. Facciamo che il cliente compra anche un pezzo di arte, perché quello che ha disegnato la bustina è un artista, è colui che ha realizzato il disegno a mano e poi l'è andato a digitalizzare. E fa parte delle nostre forze, una delle nostre forze. La prima è la qualità, poi arriva tutto il resto. Certo. Abbiamo tutte quante piante comunque che portiamo su dal nostro coltivo, nulla proviene da altre aziende, passa tutto tramite le nostre mani, tutto, totalmente. E tu da quant'è ti è venuta st'idea di lavorare con la canapa? Allora guarda, ho tanti anni, io poi per fortuna conoscevo i ragazzi di Emporium e quindi mi sono appassionato, quindi Emporium so 20 anni che c'ha i negozi a Roma, ho cominciato svariati anni fa, poi sono andato a vivere in Spagna, ho fatto molte esperienze in un paese un pochino più tollerante, poi abbiamo cominciato a lavorare con le genetiche nel 2018, nel 2019 abbiamo iniziato a presentare Sticky Lab Genetics al mondo cannabico, diciamo così. Produciamo del vetro, dei piccoli filtri e chiaramente siamo interessati nell'ambito canapa. Ma non c'avete lo stand? No, ci sono degli amici che hanno lo stand qua e loro siamo appoggiati a loro. Senti, invece mi ha colpito la capigliatura vostra. Come si chiama? È un classico, dai. Vabbè, però è figa. grazie. È figa, cioè a me mi ha sempre affascinato. Grazie mille. Quanti anni ci vogliono per farla crescere? Metà vita. Ma dipende dalle vite, però più o meno metà. Erbei.it è un marketplace dedicato esclusivamente al mondo della canapa, solo mondo della canapa, prodotti, servizi, tutto quello alimentare, abbigliamento che ti viene in mente sulla canapa. Perciò tu puoi vendere come fosse eBay, però solamente canapa. Esatto. Di tutto quello che deriva la canapa, che poi la canapa c'ha oltre 100 usi, perciò sì, vai tranquillo, sì. Sì, è diviso per categorie, è tutto gratuito. Ce lo siamo inventato io e Hermes più di un anno fa. Le nostre due mission sono la gratuità per promuovere tutto quello che è il mondo della canapa e farlo emergere e la meritocrazia per dare la possibilità ad aziende anche piccole e sconosciute di emergere rispetto ad aziende colossali. Erbei.it. 2 euro girate la ruota con noi. Che se può vincere? De tutto e de più. Sicuramente non finisci in comunità se te la fai muovere la rota. No, sicuro. Due giri, vai, due giri, qui sono fortunati, due giri, vai. Vai, due giri pure te, secondo me vinci la pischella. Hai vinto un porta accendino. Forza. Prego, è ancora un giro per noi. Io giocherei solo perché c'è Zarcicoria. Venite a giocare con noi. Clipper, e vai. A scelta, vai. Guarda che belli questi, oh. Questo uno sì, tutta no. Vai. Qual è il tuo segreto, Cico? Della tua gioventù? Tutti cannoni. Bravo. Solo cannoni, però, mi raccomando. Siete conosciuti grazie a me, mi grazie stavi a te. Io però non so noi come. Noi siamo messi insieme, grazie, cioè, a te. Ci siamo, diciamo, conosciuti realmente grazie a te. Perché io sono un tuo grandissimo fan proprio dall'inizio.
E gli raccontavo a lei, io t'ho sognato una sera, andavamo in giro, beccavamo il cicalone, se facevamo la foto, e lei mi fa, chi è sto cicalone? E da là è nato, e da là è nato tutto, cioè, io c'ero nel sogno e fu fatto da Cupido praticamente. Sì, fatto da Cupido. Poi, facevamo una foto con te, quindi adesso si è realizzato il sogno pure. Si è realizzato il sogno dopo un anno e mezzo. Non siete sposati, giusto? No, no. E allora dovrebbe essere questo il momento coronamento. Oddio, oddio. Volevo creare... Siamo andati a vivere insieme adesso, ah, però. Già, c'è una cosa. A Roma o a Bologna? A Fiumicino. Dice a metà strada. Guarda, quella è un Muroc Golden. Praticamente è un cimone gigantesco di gelato 46 e con dei cristalli di CBD e dell'oro edibile. Cristalli CBD e oro edibile. Essendo edibile te la puoi mangiare, puoi fumare, puoi fare tutto. Esatto. Però a quel punto questa diventa una cosa da collezione. Sì, questa è proprio collezione, sì. E che valore potrebbe avere una cosa del genere? Così, è vero che è artigianale, cioè è una cosa che hai creato, sì, tu? Sì, diciamo che è un valore, potremmo stare intorno ai 200-250 euro per il peso che ha. Per il peso che ha, più però c'è stato tutto il discorso di lavorazione, l'oro, sì, sopra. No, no, certo, certo, il costo dell'oro è enorme. Quello edibile, poi ho visto ormai si è usato per tutto, sì, sulla carne. Costa un casino. Sai cos'è? Il CBD secondo me ha un grande vantaggio, rilassa i muscoli naturalmente come non fanno per esempio tanti medicinali, tra virgolette, post-traumatici. Infatti molti sportivi usano l'olio CBD. Certo, sì sì, no no, anche visto per di te, c'erano degli stand con l'olio CBD pure al 70%, che è una percentuale mostruosa. Comunque è bellissima vedere sti effetti così, golden eyes. Sì, sì, sì. Beh, diciamo che, vabbè, il golden è che poi è la stessa tipologia, ma anche misura, misura commerciale. Ok. Mentre questa è la base, diciamo, il Muroc Eyes, quindi solo con cristalli. Mentre quello è impanato col polline. Naturalmente i valori anche qui siamo intorno al 70, tra il 65 e il 70% di CBD. Quindi è roba seria, diciamo. È molto ricercato, poche cose però particolari. Esatto, sì, beh, abbiamo fatto una selezione da portare in fiera, non è che abbiamo scelto tutto quello che potevamo portare, quindi dovevamo ridurre e abbiamo portato solo il top. O comunque le cose più vendute. Sono 4 anni che in Weed Rush si fa un lavoro di selezione solo del meglio, del top che troviamo. Ci mettiamo nei panni dei nostri clienti, cerchiamo di dare il massimo, perché è quello che noi vorremmo trovare una volta dall'altra parte. Cioè, no? Ma io sono un ex arbitro di calcio. Quindi ma va, questa è figa sta cosa. Questa cosa che sono un arbitro di calcio donna. Esatto. Ma di calcio normale? Sì, sia calcio a 5 che calcio a 11. Scusa, e arbitravi partite dei ragazzi? No, io in realtà ho fatto il corso per arbitro perché volevo entrare negli stadi gratuitamente alla fine. Poi però ho conosciuto tutti gli steward del Dall'Ara a Bologna e sono riuscita comunque ad intrufolarmi nello stadio, poter guardare tutte le partite che volevo. Mi sono chiuso Juventina, posso dire sta roba? Certo. Juventina simpatizzante Lazio, stasera siamo con l'Inter pure, quindi insomma forza Juve per stasera. E no, se volete dico qualcosa sulla rivista. Cioè, è quella, se no te caccia, mi sa, sto giro. Che dite? No, no, nel senso... C'è il capo che la guarda male. No, ma infatti... Noi promuoviamo questa rivista, che è una rivista che si occupa di canapa a 360 gradi, sia dal punto di vista medico, della cosmesi e tutto quello che è proprio il panorama della canapa. Per oggi c'è la possibilità di avere un abbonamento annuale a 10 euro. 12 mesi su 24 euro, esatto, è un bel risparmio. È un bel risparmio, sì. Se venite a trovarci qui nel nostro stand, potete parlare sia di calcio di calcio, di canapa, potete avere una magliettina in omaggio, dei gadget, cartine. Scusa, a me non mi hai dato niente però. L'accendino, ora ti regalo un bel accendino, famo così. Bisogna sensibilizzare al massimo, perché è una cosa estremamente importante, soprattutto in campo medico. Qui dalla Fiera di Roma, dal padiglione est, da Canapa Mundi, io vi ho fatto vedere veramente tutto, ci ho provato, la canapa c'ha 100.000 usi, la canapa è utile, la canapa funziona, e questo ve lo dico al di fuori della fiera. È importante capire tante cose e per quello è importante promuovere anche delle fiere che facciano questo. Se vi è piaciuto il video, se ci avete domande, se volete sapere altre cose, se volete che ci ritorno,
scrivetemelo nei commenti. E per il resto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.